Ho scelto di votare il candidato rettore Massimo Midiri molti mesi fa, cioè nel momento in cui il professore Midiri e il professore Napoli hanno manifestato alla comunità accademica la volontà di portare avanti un progetto di governo dell'Ateneo palermitano e quindi quando ancora questa candidatura era assolutamente informale. Questo perché ho fortemente apprezzato il loro approccio alla costruzione del programma, approccio che è passato dalla ricerca di un confronto con i dipartimenti, con le singole strutture, con il personale, con gli studenti, con i singoli docenti, anche in un periodo difficile come è stato quello della pandemia, anche se questo incontro è avvenuto attraverso incontri via Teams piuttosto che via Skype, ma con l'obiettivo di ascoltare tutti, di sentire quali erano le esigenze, i problemi, le aspirazioni delle persone che vivono la comunità e che vivono l'Ateneo di Palermo. E questo per me è stata espressione di un metodo, di una volontà di, come dire, costruire qualcosa che fosse davvero espressione del pluralismo che c'è all'interno dell'Ateneo e quindi della ricerca di un bene comune che per me deve guidare qualunque azione di governo, dalla più piccola alla più grande. L'elemento che in questo momento storico mi sembra più importante nel programma riguarda senza dubbio il modo di impostare l'attività dell'Ateneo come un'attività, come una vita di università in presenza. Certamente l'ultimo anno e mezzo, ormai quasi due, hanno provato tutti quanti, cioè hanno messo a dura prova sia gli studenti che i docenti che il personale tecnico-amministrativo sotto vari punti di vista che attengono alla didattica, che attengono alla sospensione di tutta l'attività anche di internazionalizzazione, di missioni all'estero piuttosto che attività degli studenti e quindi Erasmus, eccetera, eccetera. Quindi ritengo che la ricerca di strumenti per garantire l'università in presenza come fondamentale e forme, come dire, sussidiarie e minori di attività invece fatta online attraverso gli strumenti che la tecnologia ci offre, è costruita nel programma del professore Massimo Midiri in maniera assolutamente equilibrata e che cerca di contemperare le diverse esigenze. E questo tra l'altro si collega secondo me ad un altro tema che è cruciale, che è quello dei servizi agli studenti. L'Ateneo di Palermo è un megateneo, ha un numero di iscritti ormai notevolissimo e questo deve essere tenuto come un tema centrale per garantire, come dire, la vita degli studenti all'interno dell'Ateneo e soprattutto un miglioramento di quelle che sono le varie fasi della vita dello studente dentro l'Ateneo, quindi l'accesso, il percorso e anche l'uscita. E tra l'altro i servizi agli studenti hanno delle ricadute anche nella vita del resto dell'Ateneo, che sono estremamente importanti. L'Ateneo del futuro lo immagino come un Ateneo plurale, quindi che guardi alle esigenze di tutti, come un Ateneo più internazionale, e l'internazionalizzazione per me passa prevalentemente dalla ricerca e dalla didattica, e questo mi sembra che sia evidente anche è fortemente caratterizzante del programma di Massimo Midiri, e poi efficiente da un punto di vista burocratico. Quindi gli spunti che guardano i punti più che gli spunti, perché sono dei veri e propri punti, secondo me, che guardano allo snellimento burocratico e amministrativo e ad un alleggerimento delle regole, quindi proprio ad uno sfoltimento normativo, sono cruciali. E in questo senso, secondo me, va anche l'idea intelligente di modificare lo statuto e anche di aumentare il numero dei prorettori. L'Ateneo di Palermo è uno dei mega atenei italiani e quindi l'idea che ci siano più rami dell'amministrazione che abbiano, diciamo,
una figura di vertice in senso di governo di quel ramo, di quel singolo ramo, è cruciale, soprattutto quando quel ramo è governato da una persona che ha delle specificità, delle competenze e quindi che è in grado di, come dire, spingere l'azione nella direzione di quelli che sono poi gli obiettivi del programma.